Obiettivo Città oggi vi parla di cooperazione internazionale. Parliamo di aiuti ai paesi in via di sviluppo, come ad Aleppo, dove 450 profughi sono riusciti a rimanere nella loro terra. Sentiamo tutto questo, ma anche molto di più, direttamente dall'assessore Marina Buffoni. La cooperazione internazionale è un impegno che l'amministrazione di Padova si assume con grande senso di responsabilità. Tre sono i temi e gli ambiti di intervento che fin da subito ho selezionato come i più importanti su cui intervenire: lo sviluppo sociosanitario, lo sviluppo economico e lo sviluppo alimentare. Già l'anno scorso abbiamo avviato un'importante iniziativa che fu il primo forum della cooperazione internazionale a Padova. Questo avrà cadenza biennale e quindi il prossimo appuntamento sarà per il 2017. L'anno scorso abbiamo visto l'intervento di moltissime associazioni, di ospiti internazionali e abbiamo affrontato insieme l'argomento di Expo 2015. Il titolo del primo forum della cooperazione internazionale fu proprio Abbondanza e privazione, il paradosso dei tempi moderni. Abbiamo voluto analizzare dove nelle diverse parti del mondo ci sia grande abbondanza di cibo e in altre parti invece una grande privazione. Lo abbiamo fatto in questi tre giorni al Caffè Pedrocchi, come dicevo prima, con ospiti internazionali da tutte le parti del mondo che hanno portato la loro testimonianza anche sui progetti che sono riusciti ad avviare nei loro paesi grazie ai sostegni dei paesi, delle nazioni internazionali, dell'Italia, ma anche di Padova. Infatti l'anno scorso ci siamo impegnati a selezionare dei progetti che avessero delle finalità reali nei paesi in via di sviluppo. Ho voluto concentrare le risorse pubbliche per aiutare soltanto le popolazioni laddove davvero ce n'era bisogno. Quindi abbiamo concentrato le nostre energie nei paesi e alle popolazioni che chiedevano un aiuto serio. Per aiuto serio intendo non un mero assistenzialismo, ma invece dei progetti di formazione, dei progetti di riqualificazione, dei progetti davvero di grande sviluppo che abbiamo anche visto i risultati davvero grandiosi. Penso al progetto di riqualificazione di un'area commerciale nella città di Betlemme che ho avuto il piacere di verificare di persona, ma penso anche alle 450 famiglie profughe in un campo ad Aleppo. Abbiamo dato loro la possibilità di non scappare dal loro paese, ma di poterli aiutare in Siria, perché poi questo paese comunque dovrà essere ricostruito. Ma penso anche agli agricoltori del sud del Nilo, al quale abbiamo aiutato loro a riqualificare un'area agricola con delle colture autoctone. Per l'anno 2016 abbiamo in programma di sostenere in maniera importante due progetti che verranno selezionati direttamente da me. Saranno due avvisi. Uno sarà indirizzato allo sviluppo socio-sanitario, quindi non soltanto aiuti a spot, però magari con la costruzione di piccoli poliambulatori, e il secondo invece sullo sviluppo economico. Sullo sviluppo economico si chiederà ai progetti di contenere indicazioni di cofinanziamento, si chiederà anche di coinvolgere il nostro tessuto imprenditoriale. Abbiamo tantissime aziende padovane che si sono messe a disposizione per portare il loro know-how
per portare anche vecchi macchinari e quindi costruire qualcosa di concreto in questi paesi in via di sviluppo, davvero laddove ce n'è bisogno. Saranno sicuramente valutati in maniera particolare quei progetti che contengono anche iniziative di fundraising, iniziative collaterali che possano anche coinvolgere la nostra popolazione. Già lo facciamo e lo abbiamo fatto in diverse occasioni con iniziative a sfondo benefico. Penso al prossimo progetto che si terrà dal 19 al 23 maggio al nostro San Gaetano. Ci saranno 6 monaci tibetani che costruiranno un mandala. Finirà con un bellissimo spettacolo teatrale tenuto proprio da loro e la finalità è quella di raccogliere dei fondi per aiutare i monaci tibetani per l'autonomia del Tibet.